Ciao Mellon, benvenuto e ben ritornato su Stefinif. Sono contenta che tu sia qui oggi perché vuoi portarti con me nel magico mondo delle rune. Seguiranno una serie di video tutorial così che tu possa prendere quest'arte e praticarla comodamente a casa tua. Se non lo sai, le rune appartengono alla cultura germanica norrena e il loro nome vuol dire segreto o sussurro. Sono estremamente legate al dio Odino. E nella mitologia si racconta che Odino, pur di apprendere questa conoscenza, si sia fatto impiccare in un albero e trafiggere da una lama per 9 giorni e 9 notti. Nell'antichità venivano usate principalmente come alfabeto, ma anche per creare talismani, sia curativi che non curativi, e anche per divinazione. Oggi principalmente sono utilizzate a scopo magico e divinatorio. Come introduzione vediamo come scegliere al meglio le rune che fanno per te. Io personalmente ho comprato le mie rune al Crogiuolo, di cui ti lascio il link sotto in caso tu vai a darci uno sguardo, ma non devi per forza comprarle, puoi decidere di crearle da te. Io personalmente ho scelto le rune di Ametista, tra l'altro è uscita la mia runa, le rune di Ametista perché sono più legate alla sfera sensitiva, meditativa e comunque rilassano, hanno un effetto rilassante ed è un ottimo modo per concentrarsi e mantenere la calma. Se invece decidi di farle da te le rune, ti consiglio comunque di utilizzare o pietre o legno. Sarebbe consigliato verificare anche il significato della pietra o del legno, perché ogni pietra e ogni legno ha un significato diverso che viene utilizzato per scopi diversi, ma puoi anche semplicemente farti seguire dall'intuito, perché se decidi di prendere una pietra per terra che non sia un cristallo tipo un quarzo, non importa. Ti suggerisco di utilizzare acrilico o una penna, magari facendo anche attenzione al tipo di colore che utilizzi, perché ogni colore ha un suo significato e un suo impiego diverso. Quindi magari ti lascio anche il link sotto della lista dei vari significati dei colori. Ma puoi anche non essere così fiscale, puoi semplicemente utilizzare l'acrilico nero o inchiostro nero, non ha importanza. Per quanto riguarda il legno, se deciderai di utilizzare il legno, puoi anche inciderlo con un taglierino o con proprio la penna da incisione sul legno, così che poi tu potrai anche ripassarci sopra con l'acrilico. Insomma, fatti guidare dall'arte, dall'istinto, dall'intuito, sii creativo, perché più personalità ci metti e più forte sarà il tuo legame con le rune. Spero che questa introduzione sia stata abbastanza esaustiva e piacevole. Ti ringrazio se sei arrivato fin qui. Nel prossimo video ti spiegherò come purificarle e come caricarle. Quindi spero di ritrovarti nel prossimo video. Spero che fin qui ti sia stato tutto chiaro. In caso contrario ti invito a lasciare un commento sotto. E fammi sapere se per caso anche tu profetizzi con le rune o con i tarocchi, o comunque se sei affascinato da questo mondo. Voglio sapere un po' di più sul tuo approccio in questo mondo. Ringrazio di cuore Peter per essersi iscritto, ti abbraccio e ti mando un bacio. Ringrazio anche Serena per i commenti dell'altra volta, un bacio anche a te. Ti invito a iscriverti al canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato. Ci vediamo il prossimo venerdì con un altro video e il seguito delle rune potrai trovarlo fra 2 venerdì. Ti auguro una buona e magnifica giornata. Ciao Mellon!